Pari e patta fra Notaresco e Recanatese con la capolista raggiunta in zona Cesarini sul 2-2 dai maidomi marchigiani. Dopo il successo del Matelica con il Chieti diventano così 6 punti di vantaggio dei ragazzi di Vagnoni sulla formazione di Colavitto, con il pensiero già rivolto in casa rossoblu al derby di Pineto, contestata dal tecnico di casa la direzione arbitrale di Baratta di Rossano. L'arbitro ha comandato la partita in maniera scandalosa, secondo me, non mi vergogno a dirlo, ti ho detto, non mi sono mai lamentato, però oggi mi è sembrato un arbitro con la maglia, con la sacca della Recanatese, ci ha veramente puniti sul primo gol, una ripartenza. Avvio shock per i padroni di casa, visto che al quarto gli ospiti sono già in gol con Pezzotti, che si inventa una gran rete mettendo la palla all'incrocio dei 30 metri. Gelo al Savini con i padroni di casa costretti subito a rincorrere. I ragazzi del presidente Di Giovanni sembrano apparentemente accusare il colpo, trovando invece subito la parità al decimo con un tiro di Cancelli che inganna Marco Antognini, costretto a raccogliere il pallone alle sue spalle. Per il centrocampista rossoblu è la terza rete stagionale festeggiata sotto la tribuna dei tifosi di casa. Dopo il pareggio il Notaresco ci crede e inizia ad attaccare, rischiando però moltissimo al 23esimo quando Titone chiama Scotti ad una difficoltosa deviazione in calcio d'angolo. Nonostante le assenze, la squadra di Federico Giampaolo fa vedere di che pasta è fatta. Il match vive di strappi, come accade al 26esimo quando si accende Marco Sansovini che dai 20 metri mette di poco al lato. Alla mezz'ora ancora padroni di casa in avanti con Cancelli che dal limite sbaglia però la conclusione mandando il pallone alto. Al 35esimo ancora Sansovini, questa volta ispira Frulla che in area marchigiana vede la sua conclusione deviata. Passa un minuto e Marco Antognini è costretto a respingere con i pugni un angolo teso di Frulla. Cresce di intensità la pressione dei padroni di casa con Romano che al 40esimo trova anche il gol del 2-1 annullato dal direttore di gara per un fuorigioco che appare quantomeno dubbio. Spinge la formazione abruzzese con Frulla che poi al 41esimo impegna dalla distanza il portiere giallorosso che attento. Della ripresa si riparte con il Notaresco in avanti, ma al quarto ancora Frulla trova la respinta con i pugni dell'estremo ospite. Ancora più ghiotta un minuto dopo l'occasione che capita sui piedi di Monachesi per la Recanatese che in area abruzzese mette clamorosamente al lato. Al 7esimo Romano in area tutto solo colpisce male la sfera di testa facendo imbestialire i tifosi di casa. Ancora la squadra del presidente Di Giovanni pericolosa all'8esimo con Sansovini che mette al lato di pochissimo. Gara che resta apertissima con la capolista che però al 14esimo mette la freccia con il solito Marco Sansovini che alla sua maniera fa 2-1 facendo esplodere il Savini. Per l'ex attaccante del Pescara è l'11esima rete stagionale in maglia rossoblu. Una volta arrivato il gol la squadra di Vagnoni rifiata con gli ospiti piuttosto spuntati seppur tutt'altro che rassegnati alla sconfitta. Si arriva così nel convulso finale quando al 41esimo Blando dal limite chiama al salvataggio Marco Antognini. Nel finale però gli ospiti trovano il 2-2 con una rete di Senigalliesi che fa calare il silenzio sul Savini che poi vede le streghe al 47esimo quando su colpo di testa di Rutiens Scotti è miracoloso. Finisce in parità con la capolista che nel finale getta così alle ortiche la conquista dei 3 punti. Se guardiamo i punti che ci stanno rosicchiando dobbiamo rimanere tranquilli perché sappiamo che siamo lì davanti da tanto e dobbiamo affrontare le partite come abbiamo sempre fatto. Io da allenatore forse con rammarico ho cambiato l'ultimo quarto d'ora quando ho cambiato Sansovini, magari loro avevano messo un giocatore altissimo, avevano già 2 giocatori, avevano Titone, avevano Pezzotti che alla fine faceva la sinistra, hanno messo Senigallesi che faceva la destra, si sono messi in pratica non più 3-5-2, era un 4-2-4 sporco e ci siamo messi a 5 e forse abbiamo smesso un pochetto, smesso tra virgolette di attaccare, certo con la qualità di Sansovini magari abbiamo più palla, però mi sembra presuntuoso sul 2-1 avere Fagioli che è un attaccante, Romano costretto a cambiare Cancelli e avere Fagioli e Romano più Sansovini trequartista, che noi il trequartista lo intendiamo come uno che poi va a pressare, fa molto lavoro, sporco, senza palla, e quindi abbiamo cambiato, pensavamo di difenderci bene e ripartire anche. Sì, alla fine sono contento perché è stata una gara giocata bene da entrambe le squadre.
di grande livello agonistico, di grande livello tecnico. Noi siamo partiti molto bene perché era una partita per noi fondamentale per sperare ancora di raggiungere, di accorciare le distanze con Notaresco. Siamo andati in vantaggio con Pezzotti, penso meritatamente. Poi abbiamo preso quel gol lì, la partita si è rimessa in equilibrio, siamo andati in svantaggio, alla fine l'abbiamo ripresa, ma gli ultimi 10-15 minuti penso che la Reganatese voleva vincere a tutti i costi, è stato bravo il loro portiere, però la prestazione devo dire che è stata molto molto bella. È normale che noi per sperare dovevamo vincere, però c'è da dire che di fronte avevamo la capolista, 50 punti, sta facendo un campionato strepitoso. A me interessava l'approccio alla gara, interessava la personalità in cui affrontare la gara. Io penso che la squadra ha risposto alla grande. È normale che poi gli episodi ti possono spostare gli equilibri. La prestazione è stata ottima secondo me, forse il rammarico è che con questa prestazione, con la prima della classe, poteva avere qualche punto in più.